Camu? Vai. Te la senti? Miei cari, si rinnova l'appuntamento con Di Pre per un giorno. Oggi sono a Lauria con un soggetto davvero esilarante. Giuseppe Carlomagno, per gli amici Pino. Mi posso permettere di chiamarti così? Assolutamente. Ciao Neschio. Lasciatemi dire che per me è un motivo di grande prestigio intervistarlo, perché di solito lui è uno che le interviste le conduce. Sì. Infatti collabora con Lucania TV, un'emittente regionale televisiva, se non sbaglio. Sì, che si può vedere su internet. Inoltre insegna alle superiori italiano e storia. Sì. E nel tempo libero, per non farsi mancare nulla, recita per un gruppo dialettale laurioto, è corretto? Hai detto bene, il gruppo si chiama Dialettanti per Caso. Mi pare tre, quattro anni fa, rappresentammo una commedia in piazza nell'estate lauriota e ci fu un pubblico di più di 1000 persone, e record che da altre associazioni non è stato mai raggiunto, diciamolo chiaro e tondo, non per parlare di concorrenza. Ma da perché... un personaggio come te, onestamente, io mi aspetto questo ed altro. Mo ce vo. Vuoi aggiungere qualcos'altro alla tua biografia? No, sì, sei stato sintetico, quanto basta. Sì, la mia vera attività, l'hai detto te, è insegnare, e ancora ho altri 5-6 anni di lavoro scolastico, poi me ne vado in pensione, caro Neschio. Nei momenti di pausa sto su Facebook. Ormai la mia vita è pomeridiana e serale, e spesso è su Facebook, dove ho 5.000 contatti, e ti ringrazio attraverso il tuo canale, molto seguito. Anch'io ogni tanto lo seguo quando sono ubriaco, no, lo seguo spesso, perché poi tu parli di sport, sono tifoso della Juventus, non so, te, tu pure mi pare, no, Inter. Ecco, allora già potremmo chiudere qua l'intervista, perché non viene da scarto con me. Fino su Facebook, parlavate di Facebook, ma una persona, non me ne volere, una persona come te un po' avanti con l'età, non me ne volere, come mai su Facebook? Cosa ci sta a fare su Facebook? Ecco, allora io raccomando adesso agli spettatori del canale, chi non ama la visione del sangue, o di spegnere il canale o di cambiare canale, perché mo accedo e schizzerà il sangue sulla telecamera e sul suo canale. Allora, ti posso dire una cosa. Innanzitutto mica tengo gli anni di Noè, precisiamolo, però lo sai, Neschio, che io tra questi 5.000 amici ho anche persone ultra ottantenni? Sarebbe bello fare la domanda a loro. È una valvola di sfogo. Tu come la pensi? Tu hai aperto un canale. E parliamoci chiaro con sto canale. Perché hai aperto il canale? Adesso torno io a fare le domande. Non mi sembra la sede adatta per dare risposta. Stiamo interrogando te, magari vabbè. Un domani, dai. Manteniamo il riservo su che, perché lui ha questo canale che ci frega comunque. Rimaniamo in tema. Ho una mia curiosità. Vorrei sapere la tua opinione, no? Secondo te questo mezzo così potentissimo, appunto, come sono i social, come Facebook, sì, può aiutare a trovare la persona della propria vita, perché per chi ne ha la ricerca? Io credo di sì, però non dobbiamo dimenticare, cari amici, caro Neschio, che sono sempre amicizie su social virtuali, quindi sai, virtuali. Io posso far credere di essere bello, bravo, ricco, famoso, palestrato, eccetera eccetera, e magari non ci sono neanche foto, e poi quando la persona in questione mi vede resta senza parole. Io per esempio, non è il vostro caso, no? Ti ringrazio, sei troppo buono, poi ti pago. Per esempio, io ultimamente le persone che mi chiedono l'amicizia e di cui non ci sono foto, non ci sono notizie, non le accetto. Una volta le accettavo, perché sai, i rischi, i pericoli ci sono anche per quelli, come dici tu, di una certa età. E pensa, per una donna che cerca l'anima gemella su Facebook o anche viceversa. Domanda opposta: per chi invece cerca qualcosa di fast, di easy, non so se mi hai capito. C'è una cosa così, Può funzionare anche per quello, questo sì, social così. Sì, sì. Io penso che, aggiungo anche purtroppo, sì. Beh, ci sicuramente ci saranno da parte di uomini o da parte di donne, e quelle che ci stanno a provare, come si dice a Roma. Con l'attività di docente, tu stai sempre a contatto con gli adolescenti di oggi, con i giovani di oggi, questo sì. È chiarissimo. Certo, sì. Parlami un pochettino di loro, come trovi questi ragazzi, come sono? Allora Neschio, io sono 15 anni che sto alle superiori, non voglio generalizzare, però abbiamo dei giovani
a volte la maggior parte, che sono un po' deviati mentalmente. Vabbè, in tutte le scuole c'è un tipo che purtroppo beve, in tutte le scuole troviamo il tipo che si fa la cannetta e queste cose così illegali, ma che comunque sotto sotto si fa. Però la cosa che mi preoccupa non è tanto questo, e anche questo ci mancherebbe, ma il fatto che come idee sono zero. Allora, quando li, per usare un verbo antico, li interroghi, se chiedo loro l'ultimo argomento spiegato in classe, Manzoni, o primo che mi viene in mente, non aprono bocca. Se chiedi loro, parlami di uomini e donne, parlami da De Filippi, parlami delle fiction, delle telenovele argentine, spagnole, americane, o di questo o quel cantante, loro iniziano e non si fermano più. Quindi apprendono però. Sì, però la vita non è fatta solo di Maria De Filippi, tronisti, amici e nemici. La televisione spazzatura che vediamo soprattutto il pomeriggio purtroppo sta rovinando i nostri giovani, che uno non manco studiano più pomeriggio per se segue queste ciutie, parlando in inglese. Due, queste ciutie sono più memorizzate delle cose serie scolastiche. Ma almeno i ragazzetti di oggi alle ragazze ci vanno un pochettino appresso? Spero di sì per loro. Sì, sì, sì. Almeno questo. Beh, oggi appunto, tornando all'uso dei social tra Facebook, WhatsApp, arrivano i messaggini, peccato che è tutto fatto là adesso, Neschio. L'incontro in villa, la bella panghina, come ai tempi romantici miei, non dico che non c'è più, ma è diventato molto, molto, molto raro. Adesso voglio porti una domanda, abbastanza stranetta, particolare. Se qualcuno ti desse la possibilità di tornare nel passato, di proiettarti nel passato, c'è qualcosa che vorresti cancellare, cambiare? Cambierei un po' il mio carattere, la mia mentalità, il dare subito fiducia a tutti. Un difetto che mi porto pure oggi. Io, per esempio, conosco te, magari già dopo un giorno o due ti dico tutta la vita mia in pillole, in sintesi. Ecco, siccome l'ho fatto e poi purtroppo mi sono dovuto piangere su me stesso per le delusioni avute, ecco, questo non rifarei. Molto più guardingo, perché oggi l'amicizia, la fiducia sono cose e sentimenti che vanno centellinati. Tu parli di carattere, però se noi volessimo parlare di episodio, cioè un episodio che proprio ti ha segnato, che vorresti rimuovere. Ma no! A livello di episodio. Sì, no. Forse c'è un episodio, ma può dare che in privato, perché se la dicessi adesso sarei scomunicato, capisci a me? Sarei scomunicato, capisci a me? Non te dico che io niente, sennò qua ne è. Poi te lo dico in privato, perché giustamente te lo voglio dire. L'ho rimosso da poco, ma ogni tanto mi viene in mente. Va a perché galla, ti dico, torna a galla. Mi dico io stesso quando torno a galla, ma come ufficio fare ne potia fare almeno? Io vi invito a lasciare almeno 100 like per una nuova collaborazione con il prof. Sì, io ci tengo a collaborare con te. Magari per capire cos'è questa cosa di così privata che lui non vuole dire. Quindi 100 like lasciatele per seguire un pochettino la situazione. Vi invito, l'ho già fatto su Facebook, a iscrivervi al canale Neschio con il nostro Neschio. È un canale simpatico che soprattutto una cosa importante, adesso parlo seriamente un'altra volta, e stimola le menti a ragionare e le persone ad intervenire. Cioè non siamo passivi su Facebook, mettiamo i mi piace magari manco convinti. Lui invece fa, perché propone, io lo seguo ogni tanto, le domande sportive ma non solo, che ne pensate di quello, di quella cosa. Questo è importante, vi fa tenere sveglia la mente, in allenamento la mente, e potete dire finalmente la vostra senza paura di essere censurati. Io lo seguo, seguitelo pure voi. Grazie di questa intervista, alla prossima occasione. Vi lasciamo con un abbraccio, anzi il solito abbraccio di Neschio e di Pino. Ciao! Salve! A me è piaciuta, Neschio, che non sei altro. Ma vuoi sapere che? Ma non posso dire, no, io te lo dico, sì, ma... Allora non lo puoi dire, no? Ma hai chiuso tutto, non rompi i coglioni. Che... No, ma ti scusa la domanda. Cazzo, rincoglionito. Non è che stai yendo buono, Neschio? No, anzi, parla solo una vita, là. Ecco, sì, il tuo canale che si chiama? Non sa nemmeno come si chiama il canale, ma stiamo scherzando. Neschio. Beh, tutto Neschio qua.